Ciao, buonasera a tutti. Scusate se entro così nelle vostre serate, però una notizia poco piacevole, che sono stato bloccato dalle dirette su Facebook da StreamYard. Ora ero in preparazione per la trasmissione con Gregory Gandolf dalla California, dove avremmo parlato di cose interessanti, di quello che sta accadendo in California. Avremmo parlato di quello che è accaduto oggi qua a Roma, degli scontri e delle manifestazioni, e purtroppo Facebook mi nega l'accesso alle dirette. Quindi dopo la chiusura per 2 settimane del mio canale YouTube, adesso sono anche bloccato su Facebook. Ho provato a vedere se ci sono dei problemi tecnici, sembra che sia tutto a posto. Sono stato per l'ennesima volta, e questa è pesante, perché un conto è essere in shadow band, un altro conto invece è non poter fare le dirette. Quindi, dato che facevamo con Homo Sapiens, con Becciolini Network, con il Patto Julian Assange, con Rete Informazione Europea, dirette settimanali per decine di ore di produzione video alla settimana, compreso anche le dirette dalla Germania delle manifestazioni, adesso sono bloccato. Io StreamYard l'ho anche pagato, come sempre, e purtroppo è bloccato. E quindi non so se potrò riuscire ancora a fare dirette, non so neanche quanto il mio account Facebook possa resistere. Probabilmente verrò oscurato anche su Facebook. Mi rimane solo il mio sito internet www.beccioliniNetwork.com e il nuovo canale Rumble, o Rumble, però lì non si possono fare dirette, quindi posso solo fare delle registrate. Mi dispiace, perché so che molti aspettavano questa intervista con Gregory, ma non è stata possibile farla. Spero domani di riuscire a mettermi in contatto con StreamYard in qualche modo, capire, però la scritta è proprio chiara: Facebook ha negato l'accesso alla mia pagina Bicciolini Network. E anche ho provato, proviamo a trasmettere su Homo Sapiens, bloccato su tutte. Quindi non lo so. Se anche a voi è capitata la stessa cosa, magari ditemelo. E ecco, mi rimane la radio per adesso, la radio Becciolini Network. Probabilmente do fastidio a qualcuno, anzi sicuramente, sicuramente. Mi dispiace, spero di risolverlo, altrimenti mi troverete sulla mia web radio Becciolini Network e sul mio sito internet www.beccioliniNetwork.com. Vi chiedo cortesemente di condividere il più possibile questo mio breve video, perché stiamo andando verso tempi molto, 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 molto pericolosi. Vi ringrazio dell'attenzione, veramente condividetelo per favore, perché devono sapere tutti, non che insomma mi hanno bloccato dalle dirette, ma perché stanno bloccando tutti e bisogna capire le motivazioni, anche se molti di noi le capiscono. Grazie da Stefano Becciolini, scusate ancora per questa diretta che questa sera non ci sarà.